nuova puntata di Chef per Passione. Oggi andiamo a preparare la torta di una mia amica, che è la mia amica Leila, che è altoatesina e mi ha insegnato questa torta di grano saraceno farcita, o meglio, sarebbe con la marmellata, però non ci stava perché con la marmellata era troppo lungo e nella padella non ci stava. Quindi abbiamo scritto solo farcita e andiamo a preparare questa torta. Ma la prima cosa che andiamo a prendere è una mela. Perché? Ora ve lo spiego. Intanto andiamo da Claudio perché, è vero, oggi vi devo dire che Camilla non è potuta venire, quindi ci sarà Claudio, ci sarà come al solito il nostro Filippo e ci sarà anche Marco. Quindi sono tutti uomini ed è il motivo per cui io mi sono vestita di rosa, con gli orecchini rosa, perché almeno qualcosa di rosa ci voleva. Allora, cosa servirà la mela? Ci servirà perché è l'ingrediente segretissimo per questa torta, per renderla molto più soffice, perché noi andremo adesso a sbucciarla, poi togliamo il torsolo, lo tagliamo a fettine, cioè tagliamo la mela a fettine e la frulliamo con il frullatore a immersione o con un frullatore normale e la mettiamo nell'impasto della torta. In questo modo la torta rimarrà molto più soffice e molto più morbida. Questa torta, come vi dicevo, è una torta tipica dell'Alto Adige, quindi se voi siete, dopo tante ricette che abbiamo fatto genovesi, questa volta abbiamo voluto provare a fare questa ricetta altoatesina e se voi siete stati per caso a sciare o in vacanza d'estate a farvi due scampagnate in Alto Adige, sapete di cosa sto parlando perché è una torta molto molto famosa in Alto Adige. È preparata con senza farina, o meglio, la farina c'è, ma è farina di grano saraceno, quindi preparandola con farina di grano saraceno, fecola di patate e farina di nocciole, è perfetta anche se siete magari intolleranti al glutine. Se non potete mangiare farina normale, questa potete mangiarla perché la farina, se non vi, ovviamente non vi dà fastidio anche quella di grano saraceno, ma in teoria no. E vedrete che potranno mangiarla un po' tutti. Quindi andiamo a tagliare i pezzettini di mela e li mettiamo. Io uso questo, poi se voi ne avete un altro migliore anche meglio, perché dobbiamo frullarla con il frullatore ad immersione. Aspetta che in questa ricetta mi servono un sacco di prese, vi avverto, mi serviranno un sacco di prese. Allora, vediamo se... Allora, la dobbiamo frullare e poi andrà messa nell'impasto della torta. Fa un rumore tremendo, ma si sente? No, non si sente? Si sente un po'. Allora, l'andiamo a frullare. Aspetta che mi sono dimenticata di tagliare questo. Allora, ok. Allora, questa torta, ahimè, ha il burro. Quindi sarà molto contento il nostro regista, che vuole sempre cose iper dietetiche. Mi dispiace, questa al burro. Ovviamente io scherzo perché se, come al solito, sì. Io ho le ricette iperdietetiche. Bisogna fare le ricette di casa, su. Hai mai visto una nonna? Una nonna vegana, sì. Sai che ridere? No, la nonna vuole che mangi. Poi te l'ho detto, Luisa, la vecchia zia. Fa un po' vecchia zia. E allora, andiamo a finire di frullarci la mela, così poi passiamo al resto del procedimento della torta. Ma direi che qua possiamo anche starcene così. Questa torta, vedrete, è iper soffice. Ok, allora questo lo lasciamo così, stacchiamo questo così, mi riuso la presa anche per dopo, perché come vi dicevo questa ricetta... Io non uso quasi mai le prese, ma in questa ricetta le useremo tantissimo. Abbiamo 74 prese qua sotto già pronte. Allora, la primissima cosa da fare è dividere i rossi dai bianchi, cioè i tuorli dagli albumi. Allora, ci sono più modi di dividere
i tuorli dagli albumi. Adesso ve li faccio vedere tutti. Allora, o fate questo lavoro qua classico che fanno un po' tutti, così, e magari, sì, facciamo così. Questa è la cosa più classica. Oppure potete fare anche così. Così. Lo mettete nella mano, pulita ovviamente, e cade tutto il bianco giù. Se no ce ne sarebbe anche un altro di metodo da fare. Però adesso non ho preso una bottiglietta, perché se voi prendete una bottiglietta di plastica e la schiacciate leggermente, poi aspirate via il tuorlo, però è una roba molto più complicata, quindi direi che questi sono i metodi molto più semplici che potete utilizzare per dividere i rossi dai bianchi, o meglio i tuorli dagli albumi. Se fate così con le mani, come vedete, si fa prestissimo. Ricordatevi, quando fate questa operazione, perché ovviamente dovrete montare gli albumi, che negli albumi non ci deve essere assolutamente traccia di tuorlo, perché altrimenti non si montano. Quindi quando fate questo lavoro fate super attenzione che non vada a finire un po' di rosso, diciamo, all'interno dei vostri bianchi, perché altrimenti non si montano più. La cosa che gli albumi devono essere freddi non è vera, nel senso che se gli albumi sono freddi va bene, però non è indispensabile per farli montare, anzi io preferisco montarli a temperatura ambiente. Quindi non vi preoccupate se i vostri albumi non sono freddi di frigo, perché non serve un tubo. Comunque mi vado a asciugare le mani, perché lo strofinaccio dove l'ho messo? Qua. Mi vado ad asciugare le mani. Adesso mettiamo via questo. Adesso andiamo a prendere il nostro frullatore qua. Allora, riprendi da un'altra parte perché devo attaccare la presa. Vado giù, Allora, sparita. Così. Mi sono dimenticata di attaccare la presa. Attaccata. Allora, adesso montiamo gli albumi. Mettiamo anche il turbo, così li montiamo ancora più in fretta. E poi andiamo, allora, per prima cosa montate gli albumi, perché come vi dicevo non deve esserci traccia di tuorlo e soprattutto le fruste devono essere pulite e asciutte. Quindi per prima cosa montate gli albumi, anche se non ci serviranno subito, e poi facciamo il resto del procedimento della torta. Poi la mettiamo in forno e poi dopo, quando uscirà dal forno tutta bella gonfiosa e pronta, ci bruceremo sicuramente a tirarla fuori dalla teglia, però faremo in modo di tagliarla lo stesso e farcirla con la marmellata. Allora, come vi dicevo, utilizzeremo la farina di nocciole e la farina di grano saraceno, niente farina classica. No, aspetta, mi sta dicendo qualcosa? No, va bene, ok. Non useremo la farina classica, ma useremo la farina di grano saraceno. Se non la trovate, ma ormai è molto facile da trovare la farina di grano saraceno, potete utilizzare anche la farina integrale. Allora, adesso i nostri albumi sono montati così, ci abbiamo messo anche relativamente poco, li mettiamo qua da parte e iniziamo a mettere nella ciotola dove ci sono i tuorli. Mettiamo il burro, poi ovviamente per tutte le dosi di questa ricetta le troveremo, direi subito dopo la pubblicità, le mettiamo nella, ho fatto un disastro, le mettiamo nella nostra padellina, che finalmente ho scoperto che va a destra, giusto? A destra, che io ho sempre detto a sinistra, e invece no, perché andava a destra. Ok, allora mettiamo il burro, aspetta un po', che lo dosiamo bene, perché come vi dico sempre, mentre per le ricette salate a volte potete anche mettere un po' di uno, un po' dell'altro, un po' di più, un po' di meno, non succede niente, per i dolci bisogna quasi sempre dosare le dosi, cioè dosare le dosi non si dice, no, mettere le dosi precise,
perché i dolci invece, se voi non mettete le dosi precise, non vengono. La maggior parte di quelli che fate non vengono. Quindi cercate di mettere sempre le dosi precise e controllarle sempre, altrimenti non vi verrà la torta. Allora, andiamo a prenderci lo zucchero. Dove c'è? Qua. Aspetta, questo. Andiamo a prenderci lo zucchero. Mettiamo anche lo zucchero qua. Aspetta, ok. Via. Tutte le volte che metto lo zucchero sembra che io abbia... È vero? No, non è... è un'altra cosa. Vabbè, adesso non mi viene come si chiami, però. Ecco, bravo. Allora, sì, mi muovo tutta così, che meno male che non ho... non ne ho, perché sennò mi si muoverebbe. Allora, abbiamo messo, ricapitoliamo, burro, zucchero e il tuorli solo delle uova. Adesso, piano piano, li andiamo a sbattere. Ricordatevi che il burro in questa ricetta deve essere abbastanza ammorbidito, quindi tiratelo fuori dal frigo un pochettino prima di iniziare la ricetta. Io l'ho tirato fuori una mezz'orata, cosa dici? Sì, più o meno una mezz'orata prima. Se potete anche di più, meglio. Allora, sbattete lo zucchero, le uova, i torli delle uova e il burro in una ciotola. Adesso, appena siamo riusciti a sbatterlo un pochettino meglio, andiamo a manetta, così facciamo prima. Ok, direi che possiamo andare a manetta. Li sbattete per qualche minuto, poi adesso andiamo ad unire la farina di nocciole e la farina di grano saraceno, che io ho scoperto da poco, perché in effetti prima non si trovava tanto al supermercato. Lui, sì. Prima non era facilissimo trovare al supermercato la farina di grano saraceno. Invece adesso si trova molto spesso, cioè praticamente in tutti i supermercati si trova. Ed è buonissima perché rimane un po' più granulosa, un po' più, diciamo, più simile a quella integrale. E a me piace tantissimo. Quindi la metto spessissimo. Allora adesso andiamo a mettere la farina di nocciole. Così, aspetta, che come te l'ho detto, ok. Poi prendiamo la farina di grano saraceno, che, aspetta che devo fare la mia cosa, ah no, si è aperta da sola, perché mi prendono tutti in giro perché io non uso le aperture dei pacchetti e io le apro un po' così a cavolo, però questa si è aperta da sola. Allora, mettiamo la farina di grano saraceno. Ne ho messa troppo. Aspetta che ne ho messa troppo. No, non mi guardare che ne ho messa troppa, t'ho detto. Inquadra qualcos'altro che ne ho messa troppa, la sto togliendo. Ah, bravo. Allora, va bene così. 4 grammi in più ce la possiamo fare. Così. Poi andiamo a unire la nostra mela frullata che ci siamo frullati prima. Quindi mela, farina di grano saraceno, farina di nocciole, burro, uova e zucchero. Li andiamo a unire. Adesso prendiamo una spatola e il lievito per dolci. Hai visto che ho usato l'apertura vera? Sono stata brava? Io uso sempre le aperture un po' personali. Allora, così. Aspetta. Questa non ce l'ha l'apertura, però. Ok. Allora, mettiamo il lievito per dolci. Così. Adesso mescoliamo un attimino, aspetta che tolgo qua, mescoliamo prima con la spatola e poi andiamo a finire di nuovo con le fruste, perché altrimenti qua non riusciamo a mescolare più. Allora, così.
Poi per ultimo ingrediente andiamo a unire i nostri albumi montati a neve che abbiamo montato prima, ve lo ricordavate, vero? Sì. Allora vedrete che l'impasto qua adesso sarà molto molto denso e molto granuloso, perché le due farine di nocciole e di grano saraceno rendono tutto l'impasto molto granuloso. Quindi adesso andiamo a unire gli albumi montati, che daranno un pochino l'effetto un pochino meno granuloso alla torta. Quello che vi volevo dire è, io ho usato la farina di nocciole, se voi non la trovate, non la avete o volete sostituirla con le nocciole normali, potete farlo, ovviamente dovete frullarle prima insieme allo zucchero in modo da, da creare voi la farina di nocciole. Allora adesso andiamo a unire i nostri albumi e a questo punto la torta è finita, la mettiamo in forno e poi aspettiamo che cuocia ovviamente e poi la andiamo a farcire con la marmellata. Allora mescolate gli albumi al resto della torta, così. Oppete. Allora, li uniamo tutti. Via. Aspetta che mi stava uscendo un pezzo di albume. Come vi dicevo, non vi preoccupate se gli albumi non sono freddissimi di frigo, perché è una cosa che si dice, però non è indispensabile. E una cosa invece importante è che non serve assolutamente mettere il pizzichino di sale. Mettere il pizzichino di sale per montare gli albumi non è assolutamente necessario, anzi, nel senso che cosa succede? Che quando, se voi lo mettete, poi alla fine, dopo magari 10 minuti che stanno lì, vi rimane tutta quell'acquetta in fondo, che c'è l'albume mentato sopra e sotto rimane quell'acquetta fastidiosissima. Presente? Qua io vi vorrei dire che oggi ho tre uomini qua davanti, quindi è inutile che io dica vi è mai successo, perché non credo che nessuno dei tre abbia mai montato un albume in vita sua. Quindi Cami ci manchi. Ecco, Cami ci manchi, vieni, torna. E perché niente, mi sento un po' sola oggi. Comunque, se voi avete mai montato un albume a casa, io sono sicura che voi a casa l'avete montato, avete capito che cosa intendo per quando vi dico che l'acquetta rimane in fondo. Ecco, quell'acquetta lì viene soprattutto spesso quando unite il sale, quindi non unitelo. L'impasto della nostra torta è finito. Adesso noi prendiamo, aspetta che glielo facciamo vedere. Di qua. Vedi, come vedi è molto granuloso. Adesso noi andiamo a prendere una teglia che abbiamo già da 22. Se volete potete prenderla anche un pochettino più grande, però la torta verrà un po' più bassa. Visto che io amo particolarmente le torte alte, sapete, ho preferito farla così. Comunque, andiamo a versare l'impasto della nostra torta in una tortiera o imburrata infarinata o con carta forno o con lo staccante o insomma con quello che vi pare, oleatela, fategli qualcosa però, perché sennò si attacca. Andate a mettere l'impasto della torta, livellate bene la superficie, così. Via. E andiamo al forno a infornare in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi, 165, per 50 minuti circa. Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo con la torta cotta. Bentornati a Chef per Passione, benvenuto chi si è appena sintonizzato e non sa che abbiamo preparato la torta di grano saraceno. Ora andiamo subito a dire gli ingredienti che vi serviranno per la torta di grano saraceno, quindi padellina alla mia a destra, così non ci sbagliamo, di qua, e andiamo a dire come abbiamo preparato questa torta. Dunque, abbiamo preso una... mi sposto, va bene? Abbiamo preso una mela, abbiamo tolto il torso, l'abbiamo sbucciata e l'abbiamo frullata o passata con il frullatore a immersione. Poi abbiamo messo in una ciotola i tuorli delle uova e il burro e lo zucchero, li abbiamo montati insieme e a parte abbiamo montato gli albumi a neve.
Nella ciotola, insieme ai tuorli, al burro e allo zucchero, abbiamo unito la farina di grano saraceno e la farina di nocciole o le nocciole intere tritate. Abbiamo amalgamato bene tutto il composto aggiungendo il lievito in polvere per dolci. Per ultimissimo ingrediente abbiamo unito gli albumi montati a neve al resto dell'impasto e l'abbiamo messo in una tortiera da 22 cm circa, se la volete alta come la mia, se no anche un po' più grossa, e in forno a cuocere ventilato preriscaldato a 160-165 gradi per 50 minuti circa. L'abbiamo sfornata, nel frattempo l'avevamo già sfornata perché adesso dobbiamo farcirla e dovete aspettare ovviamente che sia fredda per farcirla, per tagliarla e farcirla. Quindi l'abbiamo sfornata, abbiamo aspettato che raffreddasse, quindi adesso ve la facciamo vedere così già bella cotta e sfornata e anche raffreddata. Andiamo a prendere un coltello abbastanza, con la lama abbastanza lunga, e andiamo a tagliarla circa a metà. Ora, io non è che sia proprio... sto facendo un disastro? Tu faresti un disastro, ma non ti preoccupare che mi sa che lo faccio pure io. Quindi, tagliamo la nostra torta a metà. Ora vediamo quante... Sì, vabbè, l'ho tagliata un po' così. Sì, vabbè, ma è uguale. Allora, l'interno della nostra torta è questo, ok? Adesso andiamo a prendere la la confettura, che per la verissima torta di grano saraceno altatesina andrebbe quella di mirtilli rossi. Ecco, questa cosa andrebbe di mirtilli rossi. Io stamattina al supermercato non l'ho trovata, quindi ho preso quella di frutti di bosco, che direi che come sostituzione ce n'è d'avanzo. Quindi prendiamo la marmellata noi di frutti di bosco, voi se la trovate prendetela di mirtilli rossi, che non è semplicissima da trovare, mi rendo conto, a meno che voi non siate in Alto Adige, ma come sappiamo la nostra trasmissione la vedono a Genova. Qui anche in Alto Adige? Sì, facilmente la vedranno anche in Alto Adige. Quindi andiamo a spalmare la nostra marmellata, io non so voi, ma a me sta venendo l'acquetta in bocca, quindi non riesco più a parlare, che ho famissima. Mettiamo la nostra marmellata di frutti di bosco, mirtilli rossi, anche mirtilli neri a dire il vero, però mi piaceva di più dare l'effetto del rosso come sarebbe la vera torta altoatesina della mia amica Leila, tra l'altro. Vorrei ricordare che la mia amica Leila, tra l'altro, ha anche un blog, quindi la volevo ricordare anche per quello, perché questa torta praticamente l'abbiamo fatta tutti, perché è buonissima. Vabbè, voi non avete visto. Andiamo a mettere sopra così e poi andiamo a spalmarne ancora un pochino sopra. Crepi l'avarizia, come si dice. Sì, vabbè, la mia è un po' stortina, messa un po' storta, ma vabbè. Ci sono anche degli arnesi di metallo, di alluminio, non so di che cosa sono fatti, che servono per aiutare a tagliare le torte, per evitare questa cosa che ho combinato io. Cioè che mentre tagli si spantega, cioè si cosa dall'altra parte. Si spantega, sì, va bene. Si spantega, però rende l'idea, no? E quindi ci sono questi arnesi, però ovviamente noi in casa facilmente non li abbiamo e quindi ci arrangiamo così. Ma secondo me viene buona lo stesso. Allora, ricordatevi, mi raccomando, di non tagliare la torta da calda, perché non si tagliano mai le torte dal calde. Ora andrei a tagliarmi, aspetta che facciamo un po' vedere nel punto non tagliato male, aspetta, ecco così. Adesso facciamo vedere la torta dentro, aspetta, ti facciamo una fettona. Dai, facciamo una fettona un po' seria, su, che qua chi se ne frega della dieta. Se una fetta che ci mangiamo in 12. Palettona, pronti? Eppa, bella. Aspetta, bella, si vede? Aspetta, mi giro.
Eccola lì, la nostra torta di grano saraceno, nocciole, senza glutine. Allora, andiamo a assaggiare questo pezzettino microscopico di torta. Vado, a chi assaggio? Buona. Buonissima. Allora, mi raccomando, preparate anche voi questa torta se vi è piaciuta e mandateci le foto sulla pagina Facebook di quelle che avete preparato. Io vado a mangiare e a dare un po' di torta anche a loro, anche se sono tutti maschietti oggi e mi faranno impazzire. No, con voi ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate un'altra puntata di Chef Passione. Ciao.